Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video che Criccio nonché blog, ovvero questo blog vi racconto un po' la mia giornata. Se è il caso cambierò anche, come si dice, location, per non annoiarvi troppo. Comunque vabbè, nulla. Oggi sono stata in farmacia, poi sono stata PS, ho messo il microfono per sentirsi meglio, non so se si vede, ma ce l'ho. Il microfono, quella lavalier si chiama, mi pare di sì. Comunque, sono stata in farmacia e sono stata anche in un negozio di alimentari perché mi servivano robe per, vabbè, insomma, le piastrine delle zanzare, ma ho preso dei fornellini a cosa elettrica, cioè per l'aggancio elettrico e nulla, quindi questo è quanto. Poi dove sono andata? Vabbè, la spesa l'ha fatta tutta mia nonna, io nel frattempo mi ho fatto una bella sanissima e santissima doccia, come si suol dire, e quindi niente. Mi è piaciuto molto il fatto che oggi la giornata non è delle migliori, ma era bella per registrare sto benedetto video, quindi e vai finalmente. Che dire? Ho comprato nuovi prodotti per la mia skincare perché con questa pelle che io vi ho detto che col dermatologo non si scherza. Ho voluto comprare dei nuovi prodotti che poi a breve, forse a breve non è detto. Cioè preferisco avere i prodotti buoni ma che mi aiutino per quanto sì, scusate, non so se era a fianco a me questo rumore o su. Comunque, ad ogni modo, anyway, come si dice, non ho comprato prodotti proprio beauty di quelli professionali, non professionali, proprio quelli professionali, sia la Roche-Posay, questa qua, che è molto buona, come me la sto facendo vedere, non lo so, comunque sto registrando con la telecamera posteriore, quindi spero che si veda qualcosa. E questo è la Roche-Posay ed è un SPF 50 per tutto il mio viso, quindi vabbè, non so quando terminerò, ma speriamo la metterò anche d'inverno perché stavolta si fa sul serio e speriamo che mi passi tutte queste macchioline che ho qui, perché veramente è una cosa inguardabile come sono io. E non so quanto sarà lunga questa guarigione, quindi speriamo il meglio e in positivo, incrociamo le dita, come si suol dire. Allora, mi ho comprato Eucerin dopo la doccia, cioè una crema corpo dopo doccia, che ovviamente equivale anche per il viso, per tutto il viso. E poi anche un olio che aveva già mia nonna per lei, ma me l'ha dato a me perché va bene anche quello. Me l'ha prescritto il dermatologo ed è lo stesso che ha prescritto anche mia nonna. Quindi top, ci sta anche quello. E quindi abbiamo preso un olio specifico per la mia pelle, non secca di più, come il deserto del Sahara. Quindi va bene. Ho preso quello e poi appena lo termino lo ricomprerò di nuovo. Non mi ricordo il nome, se riesco vi faccio una foto, ve la metto da qualche parte. O qua, non lo so dove, però almeno capite di che olio sto parlando, a parte la crema corpo, viso Eucerin, e poi un altro prodotto che vi ho fatto già vedere che serve questo qua, della Roche-Posay. Me l'ho messo sopra l'Eucerin, questo è l'SPF, questo è un ultra riparatore dalle macchie solari eccetera, è un balsamo qua, dice qualcosa di simile, sì credo di sì, e vabbè, comunque un tubetto piccolino che mi sa che lo utilizzerò, anzi senza, mi sa lo utilizzerò anche d'inverno.
Vediamo, staremo a vedere se lo uso, ma per forza lo devo utilizzare. Quanto l'ho pagato? Aspettate un attimo che ve lo dico subito. Quattro, un po' caruccio, la farmacia non conosce crisi, quindi capirai, sapete voi già come funziona la farmacia, oltre alla profumeria. Costa, udite, 14,99 euro. Capperi, cavolo, quanto costa? Tantissimo, vedete? Si vede qua il prezzo, sì, 14,99 euro. Già, e vabbè. Speriamo che tenga questa protezione, la Roche-Posay, è molto buono, marchio molto buono dermatologicamente testato. Quindi, Laboratoire Dermatologique avec de l'eau thermale della Roche-Posay, buonissimo. Non mi ha pizzicato, non mi ha dato fastidio, nulla, nessuna allergia, niente, perché la Roche-Posay è il top del top, non so se mi spiego, ma a me la Roche-Posay mi piace. Non ho ancora avuto modo di utilizzare la Roche-Posay in gel, appena posso la utilizzerò anche quella. Al momento mi serve di utilizzare altri tipi di prodotti che fanno, anche lo shampoo mi è stato detto di utilizzare lo shampoo quello per la, sì vabbè abbiamo capito, non solo lo shampoo doccia, proprio lo shampoo per la testa, molto buono, sa di eucalipto, al mentolo, ma neanche, proprio, ha un strano, come si può dire, uno strano aiuto, profumo, però a me sa tipo di erbaceo, però è buono, non mi ha dato nessun fastidio. Va risciacquato abbondantemente e va messo, applicato per circa un minuto e poi risciacquato appunto abbondantemente. Non è male. Ho capelli meglio di come li avevo prima quando li utilizzavo, forse quegli altri prodotti. Vabbè, comunque ci sta che intanto il dermatologo, o intanto quella volta che il mio dermatologo mi ha dato la prescrizione per tutte queste cose che ho in faccia, la desquamazione sarebbe in testa e nel corpo. Infatti, da questa parte non so se notate, ero desquamata, perlomeno, siamo lì. Quindi ho detto, o faccio qualcosa qui, ciao proprio. E allora mi sono andata a fare, ho cercato su Google il dermatologo e prima che ho trovato, il primo, uno che c'è vicino alla farmacia ed è molto bravo e competente. Non dico altro perché non mi interessa di sapere quello che dice mia nonna, perché ognuno ha il suo, ogni campanella è diversa, ogni opinione è diversa, però per me è molto competente perché a me mi ha fatto del bene. Questo shampoo è molto buono, è top, fenomenale. Dico, dello shampoo non faccio nessuna foto perché raga, ognuno ha il proprio dermatologo di riferimento, ci manco solo io che mi metto a sindacare sulle altre persone, a dire fate così, fate colà. No, ascoltate il vostro dermatologo di riferimento, non fate cavolate perché poi la colpa è mia, quindi no, io faccio vedere solamente una cosa che uso, Eucerin, e come ho detto questa, il resto boh, buona lì. E basta ragazze, scusate se vi interrompo per la terza quarta, che vi rompo per la quarta volta, ma ci tenevo di a tenervi di nuovo nuovamente aggiornate per quanto riguarda la mia skincare di come si dice? Scusate se ho fatto rumore, ho sbattuto la mano sul tavolo. Maleducata che ho suonato. Vabbè, comunque, sì, ho utilizzato tanti di quei prodotti che ovviamente ora che foto ve lo farò, ve lo metterò come immagine in sovraimpressione nel montaggio e basta così. Bene ragazzi, mi sono truccata oggi con che cosa? Ce l'ho non so dove, mi sa ce l'ho in borsa, non lo vuoi farmi vedere, casomai mi metto qualcosa nell'immagine o se no ve lo dico che cos'è. È un lip gloss della Makeup Revolution. Sì, già, e questo è quanto. Oggi sono vestita da casalinga, non so se si capisce, però sono vestita da casalinga perché, vabbè, prima mi sono vestita
con un vestitino a floreale per non farti, per non farci tanti giri di parole. E niente, questo è quanto. Borsettina la stessa. Non sto sempre a cambiare borsa perché mi piacciono le borse un po' ingombranti. Va bene? Bene. Ciao e se ti fa piacere di aiutarmi a crescere su YouTube, grazie del like. E se ti va, iscriviti al canale e ciao. Attiva la campanella, tutte le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti sul mio canale YouTube. Ciao. Zombie apocalypse.